Yeah. <laughs> Come on. You know why? Because we're so. <laughs> Buonasera, buonasera e buon primo di aprile, figlioli e figlioli. Buona Pasquetta, ah, come state, come state, ragazzoli e ragazzole? Spero siate in forma smagliante. Stasera un chiacchiericcio con pregianza anticipato. Non c'è il barbe baffi, ma la colpa stavolta è mia. Uh, non di Simone perché Simone normalmente è quello sempre impegnato stasera c'era uh, l'abbiamo la spost spostato domani in realtà perché stasera devo uscire io uh, tipo devo uscire come al solito a giocare da tavolo con i miei amici l'abbiamo spostato a lunedì da domenica eh, quindi devo finire prima e, qui e quindi invece di fare il barba e baffi anticipato faccio un chiacchiere anticipato stasera tranquillo del primo d'aprile e poi domani facciamo il barba e baffi salvo salvo impegni dell'ultimo minuto o altre cose. buonasera a tutti quanti grazie a Mishima intanto per l'iscrizione che dire, niente, siamo qua a chiacchierare avrei portato anche Eddie di ma non è ancora uscito in realtà uh, non so a che ora esca, vi devo dire la verità uh, il primo di aprile dovrebbe uscire per chi ha l'edizione super pregio io essendo un privilegiato redattore Uh, ho ricevuto l'edizione quella super figa con il pass year one, fondamentalmente, quindi dovrei avere Eddy in anticipo, infatti se domani esce lo porterò sicuramente in live, um, probabilmente non la sera, perché la sera ci sarà uh, il Barbe e Baffi, ma il pomeriggio potrei portare Eddie per analizzarlo e dargli un'occhiata, perché sembra un personaggio molto interessante, anche se non l'ho mai usato, e nulla, a parte questo... Stasera parliamo al solito di videogiochi, in particolare oggi è il presce d'aprile, ragazzi, quindi dovete stare attenti a tutto quello che esce. Molte news uscite sono fake, molte news che girano in giro sono volutamente false o scherzose, alcune sono appunto delle puttanate credibili, altre meno credibili. Una. Che già sta ballando in giro da qualche giorno, ha iniziato a ballare in giro già ieri, ma si è visto subito che era un pesce d'aprile. Abbastanza quasi immediatamente è questa sorta di logo liccato del remake di Resident Evil 1, ragazzi. Eh, è falso, ovviamente. Non è, lo, se lo guardi, gli dai un'occhiata un pochettino da vicino. Uh, capisci che è subito un fake? No, non, non credo proprio stiano facendo il remake di Resident Evil 1. Non credo che sia quella la priorità è uscito in questo periodo e sinceramente faccio molta fatica a credere che sia reale. Uh, secondo me, il miglior pesce d'aprile ve lo faccio vedere in sottofondo. È adesso lo vedete: FANBLUE Blue Rises Versing. Ragazzi. 現代社会現代のヤミと社会人はそういうのよ。Séry, <S ì! S 1> <laughs> la cosa più bella è Gran che col running, col running gyp salva un gatto da un'automobile. Ragazzi, hanno chiamato il disegnatore di Gyaru Sengen. Io non so se voi lo conoscete, è un pazzo giapponese che fa questi disegni tutti pazzi. Eh, super famoso per via di questo video musicale che si chiama Gyaru Sengen, che è una canzone di un gruppo giapponese di un po' di anni fa. Lui disegna tutto strano, tutto pazzo così. Fa prevalentemente queste sorte di video animati molto comici e estremamente demenziali. E Tipo, Ark System l'ha chiamato per fare appunto Fanblue Grand Tasy Rises, che è la versione fatta così di, di Grand Blue Fantasies. È bellissimo, è il miglior pesce da friggere di oggi. È assolutamente un capolavoro. Poi ne sono usciti, ovviamente, ancora. Tanti, alcuni come al solito banali. Uh, quelli più banali e un po' abusati sono come sempre i simulatori di appuntamenti. Diciamo che quello un po' più inquietante, che ha fatto un po' più ridere, è quel, il simulatore di appuntamenti di Palward. Che quello potevamo veramente risparmiarcelo, però fa abbastanza ridere. Uh, gli altri invece sono abbastanza banalotti. Mi è piaciuto anche il pesce d'aprile, quello di, di Pokémon Sleep. Il torneo di Pokémon Sleep. A... Sapete che ci sono i mondiali di Pokémon in arrivo. E faceva abbastanza ridere il trailer del torneo di Pokémon Sleep con la gente che si ispirava a chi dormiva meglio. Quello l'ho apprezzato abbastanza, devo dire la verità. Gli altri invece sono discretamente delle minchiate. Ma eh, comunque è il pesce d'aprile, il primo di aprile. Ce le si aspetta, non è niente di, è niente di particolarmente eclatante. Eh, notizia, esatto. Molto, molto di gioia ad Esichira, che ha dato molta gioia anche a me, è che uh, um, Unicorn Overlord ha venduto già mezzo milione di copie. Ora voi direte, vabbè, mezzo milione di copie non sono numeri incredibili. Ma invece sono numeri incredibili ragazzi perché dovete capire che gioco è Unicorn Overlord. Unicorn Overlord è un GRPG uh, tattico, è un gioco estremamente di nicchia che specialmente da noi non vende moltissimo. È vero, di quelle 500.000 copie il grosso le hanno vendute in Giappone, ma vuol dire che comunque anche in Occidente ne hanno piazzate probabilmente 200-300.000. Uh, dovete capire che un gioco di questa tipologia, che peraltro è una nuova IP, rarissimamente vende queste cifre sono meritatissime perché è un capolavoro. Ve l'ho detto, Unicorn Overlord al momento è il gioco migliore che è uscito quest'anno. Senza se e senza ma. No. Grazie Minister per l'iscrizione. Se vi piace quel genere lì è un gioco da avere a tutti i costi. È bellissimo, è assolutamente stupendo. Io lo sto adorando. È davvero la roba per me uscita migliore per ora fino adesso di quest'anno. Unicorn Overlord. Infatti lo straconsiglio a tutti. L'ho portato varie volte in live. Ma... Eh, che venda mezzo milione di copie vuol dire che Lifetime molto probabilmente farà almeno un paio di milioni di copie, eh, che sono cifre abominevoli per un titolo di questo tipo qua, sono cifre da Fire Emblem, eh, sono cifre da Fire Emblem di successo, se Vanillaware vende queste copie non solo in Giappone ma anche a livello globale con un gioco del genere non solo si rifà i soldi necessari per fare il prossimo gioco, perché ricordatevi, ragazzi, che 13 Sentinels è stato uno dei loro successi più grossi e ha venduto poco più di un milione di copie in, e ci cioè sono voluti, mi sembra, due annetti e mezzo per arrivare a un milione di copie. Eh, ed era una visual novel, fondamentalmente, quindi comunque un mezzo miracolo. Però, per i costi produttivi che hanno a Vanillaware, il tipo di gioco che hanno fatto, mezzo milione di copie è veramente tanto. E infatti sono super contento. Tra l'altro, come al solito, senza il PC. E sono dei babbi di minchia, perché secondo me, se ci mettevano dentro il PC, non dico che arrivavano a un milione, ma 600-700.000. Uh, lo facevano. Quali sono stati i costi di sviluppo di Unicorn Overlord? Di Fonzo, sicuramente più bassi di qualunque AAA esca in questo preciso istante, perché comunque è un gioco 2D. È un gioco che ha costato marcatamente di più rispetto al solito a VanillaWare, perché comunque l'hanno fatto in vari anni e ci hanno investito molto. Uh, non pensiate che sia costato cifre abominevoli perché, è comunque, è un gioco prevalentemente 2D. È comunque uno strategico: è un gioco prevalentemente costruito sull'art direction e i dati e le meccaniche. Quindi, insomma, non è un gioco costosissimo in termini produttivi. Con mezzo milione di copie, tranquilli che si sono già ripagati i costi del gioco con gli interessi e tutto quello che vendono da qui in poi sono soldi per i prossimi progetti. Quindi, io sono contentissimo perché VanillaWare merita tutti i soldi del mondo. È uno dei miei team preferiti. Uh, al solito sono dei coglioni perché il fatto di non uscire su PC è veramente da coglioni, eh, se uscisse quel gioco su PC farebbe le vendite infinite come tutta la loro roba però per qualche motivo proprio non vogliono uscire su PC o hanno questa mentalità giappa che se esce su PC lo piratano, non è falso però devono anche capire che il PC è un pubblico molto fidelizzato e se fai uscire un buon port di un bel gioco la gente te lo compra, quindi magari non dico farlo uscire il day one a parte che ci sono cose come denuvo e altre cose che ad oggi ti proteggono dal, 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 dalle crack, anche se sono abbastanza spiacevoli, però di base fatelo uscire su PC cazzo perché sono soldi. Eh, anche per Switch viene piratato. È la verità, Eldron, infatti la cosa che fa ridere è che non esce su PC forse per la questione pirateria, ma c'è letteralmente la. Su, su Switch lo piratano perché ci sono gli emulatori per PC di Switch che. che che comunque lo fa, volendo lo pirati. Quindi, perché non farlo uscire su PC? Esattamente poi lì, Vaz è talmente di nicchia come genere. Che chiunque sia un fan di quel genere lì, non è che lo pirata Unicorn Overlord. Cazzo, se lo compra. Senza contare che non è che Denuvo sia qualcosa che a Unicorn Overlord a livello prestazionale lo influenza così malamente, capito. E poi è uscito su tutte le cazzo di console, eh? è, su, è uscito su PS4, su Xbox One, su Series X, su PS5, su Switch. Cazzo, ma cosa ci vorrà fare un port per PC? È che non vogliono, non lo fanno. Boh, sono fuori di melone, sono proprio giappi, che, che sa da fa. Però se non altro è un gioco bellissimo e sta andando molto bene. Questa cosa mi dà davvero della, della grande gioia. Raga, ma Dragon Age Gone, non si sa niente di Dragon Age, o meglio, si sa che è in sviluppo, si sa che con ogni probabilità. Uh, lo presenteranno verso la seconda metà dell'anno perché no, no, no. dovrebbe tecnicamente uscire, grazie a Icari per descrizione, alla fine di quest'anno oppure era inizio 2025? Sapete che non mi ricordo se avevano detto inizio 2025, fine di quest'anno. Mi sembra avessero confermato che forse usciva nel 2025, non vorrei dire una cazzata. però non mi ricordo davvero, non mi ricordo davvero. Qua si gioca a Bioware, sono d'accordo. Uh, sono abbastanza d'accordo, ragazzi. Se Dragon Age esce ed è una merda, Bioware è finita. Bioware è finita. Ma non tanto per la questione uh, Bioware è finita perché non ha più i talenti per fare i grandi giochi. Perché quella sarebbe la dimostrazione, ma più che altro perché l'Electronic Arts attuale, con i soldi che ha investito in Bioware e i ritorni limitati degli ultimi anni, se Bioware sbaglia questo progetto, li chiude. Li chiude senza ombra di dubbio. Li ammazza. Li, 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 blocca. li, li ammazza lì. Non c'è dubbio riguardo. Li sega immediatamente. Non arrivano neanche a Mass Effect. Li chiude prima. 100%. Se il prossimo Dragon Age floppa uh, a livello di critica e a livello di vendite, li ammazzano. Li uccidono, definitivamente. Sì, hanno detto che ne avrebbero parlato questa estate, Riannon. Probabilmente quest'estate. Uh, valuteranno quando farlo uscire. Perché ricordatevi, ragazzi, che le super produzioni e i giochi importanti sono tutti indietro come schedule. E uh, la schedule non è qualcosa che si decide con uh, insomma tempistiche di mesi, è qualcosa che viene decisa in base agli avanzamenti quando segui il progetto per un po'. Come diretta conseguenza, probabilmente quando uscirà il trailer inizieranno ad avere delle proiezioni sull'uscita e lì potranno dare una data. Uh, fino a quel momento hanno probabilmente una data prevista. Ma fino. Ma se non arriviamo all'estate con determinati ritmi di lavoro e non hanno bene idea di quanto cazzo devono metterci, difficilmente avremo una, una, una data. Sixong è sicuramente ancora in sviluppo, Dan. com'è possibile? Guarda, te la spiego molto semplicemente. Team che ha fatto. Team piccolo, indipendente, che ha fatto grossi soldi e che adesso ha grosse risorse per fare un secondo gioco, molto più ampio, molto più figo, molto più esaltante del primo. Ed è molto ambizioso. Fa un progetto che diventa sempre più grosso, sempre più ambizioso, sempre più elaborato, sempre più difficile da portare a termine. I soldi per farlo li hanno e quindi continuano a lavorarci, continuano ad allargarlo. Lo sviluppo si allunga, si allunga, si allunga, si allunga, ma loro non hanno problemi economici e quindi possono permetterselo. Non sono mai stati un team particolarmente attaccato alla comunicazione e al marketing. Vi ricordo che il primo Hollow Knight è fondamentalmente uscito uh, stealth, non ne parlava nessuno, la gente ha iniziato a scoprirlo mesi dopo l'uscita. Uh, tanto che ha iniziato a prendere votoni soltanto uno o due mesi dopo che era uscito perché non ne parlava quasi un cazzo di nessuno. Era talmente bello che, a livello di uh, diciamo tantam mediatico, si è diffuso a macchia d'olio per la sua qualità perché loro non hanno praticamente fatto marketing e non hanno investito nel marketing e faranno la stessa cosa anche con questo. Uscirà a caso un giorno quando l'avranno finito e quando uscirà la gente probabilmente ne parlerà. Sarà plausibilmente un gioco della Madonna, ma, uh, ma bisogna vedere. E non rischiano qualcosa da aspettare e aspettare? Sicuramente B di Silma, perché in questo mercato più fai aspettare l'utenza, più c'è il rischio che, diciamo, la comunicazione attorno al tuo gioco si cali. Eh, però, ragazzi, è una scelta loro. E quando esce, esce. È chiaro che adesso sta diventando quasi un meme per gli, per gli anni che ci stanno mettendo. È evidente che questo progetto è spaventosamente grosso e ambizioso. Però Cristo ce ne vuole, eh. Ce ne vuole, ce ne vuole, ce ne vuole. Si spera che alla fine di quest'anno avremo qualche notizia in più, se non addirittura una data di uscita, ma vedremo. No, non ho visto il pesce d'aprile di Shirak o Bepix. Mishima mi dice: A proposito di Switch piratato, hai visto la nuova flashcard per lo Switch che ti permette di copiare i giochi? Sì. Eh, fondamentalmente hanno. Uh, hanno fondamentalmente uh, è rischiosa perché può fottere l'id degli altri giocatori, cioè se un pirata ti, ti, ti fotte un gioco e qualcuno poi, e poi lo, lo rivende usato uh, e praticamente tu hai la sfiga di comprare usato un gioco che viene piratato che Nintendo blocca, tu fondamentalmente sei fottuto. Cioè, è una roba abbastanza problematica, ovviamente, soprattutto per il mercato dell'usato. Poi lì bisognerebbe vedere se Nintendo effettivamente lo fa. Però questa cosa, e io non credo che lo farebbe, diciamo che quella scheda ha il pericoloso potenziale di diventare la nuova R9 per Switch. Dovete anche capire, però, cioè, cap e capitela molto serenamente, che ad oggi, ragazzi, Switch ha già piazzato tanto di quel cazzo di hardware e ha fatto tanti di quei cazzo di soldi con i giochi venduti, che se uscisse un eventuale R9 per Switch probabilmente se ne sbatterebbero il cazzo perché ormai Switch è alla fine R4 non R9 sì, scusatemi sono rincoglionito ho letto male in chat qualcuno aveva scritto R9 l'ho presa per buona no R4 eh, quindi se uscisse una R4 per Switch se ne sbatterebbero il cazzo eh, quindi perché ormai Switch è in, fase, è in fase calante è verso la chiusa come diretta conseguenza insomma ce n'è Uh, non, non, non si preoccuperebbero troppo della roba in più uscirebbe una switch 2 sicuramente molto più bloccata in termini di cose di questo tipo quindi diciamo che un eventuale r4 per switch la attaccherebbero brutalmente solo se fosse un danno potenziale anche per la prossima console secondo te ci arriva a 160 milioni so tanti 20 milioni e li da fare in meno di un anno eh? perché parliamoci chiaro switch 2 se esce nel 2025 uh, Vorrebbe dire vendere 20 milioni di Switch entro la prima metà del 2025? Non lo so. Non lo so se ce la fai. Cioè, ce la fai se esce un Mario. Ce la fai se esce uno Zelda. Ce la fai se esce un Mario Kart. Secondo me, 160 milioni ci arriva. Non lo so se ci arriva, sinceramente, uh, 150 è già più fattibile. Ma secondo me, con le vendite che fa durante la Switch 2, uh, quando magari lo tagliano, lo svendono, lo svendono a poco. da terra a terra, però, 160 è davvero difficile prima dell'uscita di Switch 2. Perché poi quando esce Switch 2, se ha anche la retrocompatibilità diventa ancora più problematica uh, non è vero che chiunque voglia una Switch l'ha già presa Stefano però diciamo che per avere una botta da 20 milioni di hardware in meno di un anno devi veramente, devi veramente avere un heavy hitter di quelli potentissimi e io credo che per Switch Nintendo li abbia esauriti forse beh, per dire anche il prossimo Metroid se dovesse uscire non venderebbe quelle copie perché dovete capire che Metroid, per quanto sia una serie amatissima da una certa nicchia di videogiocatori su Nintendo e dalla critica, non fa e non ha mai fatto i numeri delle grandi IP di Nintendo. Cioè Metroid vende bene ma non vende 20 milioni di copie, non vende 30 milioni di copie, non ne vende neanche 10 in realtà e di sicuro non ti vende 20 milioni di console perché uh, se volevi vendere ai giocatori core ne sono già usciti tanti di giochi che vendono ai miei giocatori core su Switch a partire dai Bayonetta e altre cose quindi insomma ha voglia uh, Sì, si possono recuperare molte delle quest di Dragon's Dogma 2 Monkey alcune le, le perdi per sempre alcune non le, non le perdi restano lì però le devi andare a trovare infatti sto facendo come vedete ragazzi ho fatto anche oggi pomeriggio 3 ore di Dragon's Dogma Uh, sto fondamentalmente facendo una, la classica run di pregianza quando ho già finito il gioco, la run guida in cui faccio tutte le quest per farvi vedere come completarle. Che in Dragon's Dogma secondo me è particolarmente utile perché è un gioco molto ottuso e oscuro nelle sue quest line. E le quest sono molto complesse. Quindi, se non sai dove devi andare, come ti devi muovere, devi girare in giro, è un casino della madonna. Qualcuno sopra mi. Hai già parlato di Final Fantasy 7 Rebirth un'infinità di volte? Scafo, ma non l'ho ancora finito. Poi magari ne chiacchieriamo di Final Fantasy 7 Rebirth. Qualcuno sopra mi ha chiesto di Peach. Peach pare sia un gioco medio, ragazzi. Nulla di superlativo, molto carino. Questo sì, orientato un po' ai più piccoli, eh, un po' più semplicistico e basilare rispetto ai classici giochi Nintendo. Non dubito che sia comunque un titolo molto ben fatto, molto valido e con delle grandissime qualità. D'altronde, i first party Nintendo sono tutti di altissimo livello. Eh, però questo sembra essere un pochino più scarso degli altri. Un gioco buono, un gioco valido, ma non un capolavorone. Uh, immagino sia un gioco piacevolissimo, non credo sia quel titolo che ti vende l'infinito, di certo è comunque un personaggio del, dell'universo di Mario, è uno dei più importanti perché Peach è fondamentalmente la principessa, quindi credo venderà molto bene anche quello. Uh, però boh, non, non, non avendolo giocato non posso valutare, devo dirvi la verità. Perché in realtà ho un sacco di problemi strutturali il gioco di Peach. Non l'ho giocato, Daniele, quindi non ti so dire. Va... Non so neanche chi l'ha sviluppato tra i team di Nintendo, se un team esterno eh, o uno dei loro team primari. Sicuramente è un progetto un po' più piccolino degli altri, eh, un po' meno ambizioso, un po' meno possente degli altri, però non l'ho proprio giocato. Uh... È il team che ha fatto Yoshi per Switch nel 2019, E ha fatto un gioco così sbagliato, cioè non credo che sia sbagliato. Allora, parliamoci chiaro. Sbagliato è comunque un buon gioco però, cazzo. Yoshi era la roba molto ben calcolata in termini, in termini di design. Molto molto ben fatta in termini di design. Che strano, vabbè, comunque non è la mia priorità al momento Princess Peach. Ci sono ancora giochi importanti per il medium che ancora ti mancano da giocare? Oddio, giochi importanti? No. Giochi fondamentali nel medium? No. Io le, co le colonne portanti le ho giocate praticamente tutte, ragazzi. Sono anche tornato indietro a giocare della roba vecchissima per le colonne portanti. Uh... Beh, uh, Chain Decos l'ho giocato, Mr. Crux. Non ho avuto modo di finirlo. Però, come detto, uh, di base. Non... Chain Decos non è una colonna portante ragazzi. cioè per carità è un bellissimo gioco è un gioco della madonna eh, però vi voglio chiarire assolutamente che, i... eh, che Chain Decos non è il capolavoro infinito dei JRPG grp... fatto in occidente che ti devi giocare per forza perché ha segnato per sempre il genere eh? è un derivato, ve lo dovete sempre ricordare è un gioco marcatamente ispirato da quelli che sono i capolavori veri fatto da Dio bellissimo, le colonne portanti sono un'altra roba. Cioè, le colonne, sono, le colonne portanti sono un'altra roba. Sono roba tipo... Cazzo ne so... Cioè... Tetris, Baldur's Gate, Planescape Torment, Doom, quella roba lì sono le colonne portanti dei videogiochi. Ocarina of Time, A Link to the Past, i primi Tekken, Street Fighter 2, quelli sono le colonne portanti, capito? Poi è ovvio che ci sono negli anni titoli straordinari che hanno migliorato incredibilmente il medium che sono andati incredibilmente sono arrivati a, a livelli qualitativi mostruosi anche Dark Souls assolutamente Zifond che hanno raggiunto dei livelli mostruosi e quant'altro eh, però appunto vanno sempre contestualizzati sensatamente se la pregio ho usato il tomo per lanciare Pioggia di Meteore si può ritrovare più avanti beh Xehanort credo di sì i tomi hanno costi variabili e incantesimi variabili. Se usi quello o quell'altro, poi li puoi trovare, ritrovare, ricomprare in giro, in giro per le varie cose. Non ti ho mai sentito parlare di GoldenEye per Nintendo 64. Ne ho parlato varie volte. Monkeyhead, Ne ho, trovato, ne ho parlato varie volte. Uh, GoldenEye è stato uno delle, una delle prime. Uh, una delle prime uh, volte in cui fondamentalmente uno sparatutto per console. Eh, ha raggiunto questi livelli di gameplay, di, di divertimento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, di base, molto semplice, è un titolo importantissimo. Però, ci siamo capiti. Regà, la dovete smettere di, di rompere i coglioni in chat. Uh, ve lo dico con grande semplicità, perché sto seguendo con l'occhio una discussione che sto vedendo. Allora, ognuno è libero di avere le sue opinioni. Magari smettetela di fare gli eritari del cazzo nella mia chat, visto che non è il caso. Uh, io non sono d'accordo con quello che scrive Gon sul fatto che secondo lui certe tipologie di giochi sono da ritenere superiori agli indie. Per me è una mentalità un pochettino chiusa. E ritengo che, ad esempio, soprattutto rispetto agli ultimi Dragon Age, sia molto più bello Low Knight, nonostante sia 2D. Però lui è libero di pensarla come cazzo vuole e di avere le sue opinioni senza che gli rompiate il cazzo. Quindi fatela finita. Cioè, davvero, Cristo Santo? Chiudetela. Cioè, potete anche ritenerla un'opinione del cazzo, ma non c'è bisogno di litigare nella mia fottutissima chat mentre sto facendo una live, eh? È la mia fottuta casa digitale, non la vostra. E, vi e se uno fosse a casa mia e si mettesse a litigare in un angolo urlando, sapete che fine fa? Non mi conoscete abbastanza bene se non sapete che fine fa. Vi dico solo che c'è una finestra, lì vicino, e non esce dalla porta. Ricordatevela sempre, sta cosa. Che cazzo. Ai ai ai. Uh, Arbiter. Ho finalmente recuperato Dragon's Crown. Il gioco ha sicuramente i suoi meriti, ma a me sembra folle che una formula del genere così ripetitiva... Posso leggere più di una ventina di ore al massimo. In realtà, ragazzi, Dragon's Crown per quella formula lì è fantastico, proprio perché ha una crescita e una progressione che normalmente non c'è in, in quel tipo di giochi. Poi, sono, poi è un sistema abbastanza semplice, che può piacere o può non piacere. Io personalmente ho adorato Dragon's Crown e lo amo alla follia, anche perché tra l'altro ha una progressione di difficoltà che si alza moltissimo. Quindi, ehm, quindi a un certo punto i boss si fanno molto difficili finché non diventi super overpowered e ci metti davvero tanto a raggiungere un certo livello. Pro il problema di Dragon's Crown è che ha lo stesso problema di, tutti, di quasi tutti i giochi, quasi tutti i giochi di Vanillaware. Eh, tutti i giochi di Vanillaware hanno il problema della, ripeti della ripetitività, ovvero ehm, io sto all'ultimo piano, fascino, <ride> per, per precisartela. Eh, comunque, eh, come stavo dicendo, eh, quello è un gioco che per quella struttura lì funziona magnificamente e poi alza molto il suo livello di sfida anche quando ripete le missioni dandoti delle nuove route. Ha ah, lo stesso problema della maggior parte dei giochi Vanillaware, che era un problema che aveva anche in parte Muramasa, aveva molto grave Odin Sphere, aveva in parte anche Green Grimoire. I Vanillaware, anche un po' per via delle loro risorse limitate, del fatto che non sono un team grandissimo, a un certo punto tendono a ripetere il gioco per facilitarsi lo sviluppo del gioco. E quindi ti ripetono magari certi boss, certi livelli che possono diventare noiosi. In Dragon's Crown, questa cosa qua può darti molto fastidio perché eh, a livello di sistema se ti soffermi su una singola classe e non lo giochi cooperativo con gli amici può farsi noioso, anche perché comunque, raga, è un picchiaduro a scorrimento e picchiaduro a scorrimento sono un gioco concettualmente pensato per la sala giochi e le partite brevi, che tu puoi fare anche a Dragon's Crown, non devi giocarci otto ore di bo alla botta, però eh, appunto si ripete, si ripete un po' di più degli altri. Di base... Trovo che mh, rispetto alla maggior parte degli altri giochi della stessa tipologia, Dragon's Crown funzioni molto meglio. Ed è sia sì, un capolavoro per quello che fa. Però è vero che. Può annoiare e può ripetere, quindi vi capisco, è perfettamente comprensibile. Quante ore giochi al giorno? Dipende, Eldron, se ho del lavoro da fare e dei giochi da recensire per multi o anche semplicemente per i cavoli miei, posso giocare un quantitativo mostruoso di ore al giorno. Sono arrivato a fare anche 15-16 ore di gioco al giorno. Alle volte ho fatto anche di più di 15-16 ore di gioco, però erano altri tempi, ragazzi. Ehm, il più delle volte gioco quando non ho niente da fare. 4-5 ore? Mm, se proprio, proprio non ci ho cazzi, un paio di ore. Però gioco sempre qualche ora al giorno, in base a quello che devo fare o non devo fare. Uh, mi è capitato di giocare davvero degli orari malsani. Non ve lo consiglio, non lo faccio più, uh, tranne rarissimi casi, perché non ne vale la pena, ragazzi. Uh, sì, sì, senza contare il lavoro. pop scusa se disturbo, non disturbi assolutamente Nano, qua siamo aperti a tutte le domande eh, secondo te pregi gli MMO avranno mai una nuova primavera? Oddio è difficile a dirsi perché uh. io credo che la tendenza grossa, grazie Covo grazie per l'iscrizione molto amore eh, sono dell'idea che ad oggi i live service abbiano un po' soppiantato l'idea fondamentale dell'MMO, ovvero la maggior parte dei publisher e degli investitori sta investendo nei live service. I live service non sono quasi più MMO, sono quasi tutti titoli più semplicistici strutturalmente puntati verso il lungo periodo con update costanti, che non hanno la complessità o la struttura di, e, e l'universo complesso di un MMO. Uh, un MMO normalmente, tra i titoli live service, tra i titoli online permanenti, costantemente aggiornati, è uno dei una delle tipologie più difficili di giochi da fare, perché un MMO, essendo comunque un mondo complesso, con un sacco di quest, un sacco di personaggi, che deve essere gestito con una certa complessità anche a livello di progressione per tenerli un giocatore, richiede spesso da parte di un team, no, non solo propriamente l'evoluzione piscatella, sono un'altra strada, infatti stavo spiegando questo, cioè l'MMO è, è, è un tipo di gioco che comunque alla base è un MMO RPG nel 99% dei casi, come diretta conseguenza degli elementi da GDR molto complessi, è una progressione che deve essere tirata sul lungo, che poi va evoluta negli anni assieme, come ho detto, a una storia, contenuti, abilità, meccaniche, è una roba complicata. Un live service può durare anni anche se è una roba di una semplicità aberrante, come un gioco mobile. Ok, ci sono un sacco di giochi mobile semplicissimi che vanno avanti decenni perché piacciono e la gente ci gioca all'infinito. Uh, quindi vanno distinte le due cose. Nel mondo dei live service e dei, dei giochi online permanenti, gli MMO sono i più difficili di tutti da sviluppare. Sono anche quelli potenzialmente più lucrativi, perché uh, se, uh, sono tra i pochi giochi i cui contenuti costanti, difficili da sviluppare, giustificano un abbonamento mensile. Il problema, ragazzi, è che non siamo più nell'era di World of Warcraft, dove fondamentalmente l'MMO era di costume. L'MMO adesso è una fetta di gioco online che non è più quella più grossa. Uh, è una fetta molto grande, ci sono ancora milioni di giocatori degli MMO. Esatto, Livaz, sono una fetta di giochi, tra l'altro, dove c'è molta più comunicazione, community. Uh, rispetto invece ai live service o ai competitivi classici dove uno gioca online e non gliene batte cazzo di, com di comunicare con gli altri giocatori. Ma proprio per via della loro complessità è molto difficile che un team ad oggi investa cifre abominevoli per farne uno. E tra l'altro, quando un team tende ad investire su questi giochi, ultimamente crolla malissimo perché? Perché cerca di, ri di riproporre formule già viste. Tipo, avete visto. Uh, quello dei come si oh, chiamavano? Oh, Gli Airship Syndicate che hanno fatto uscire un MMO. Grazie a Yorian per l'iscrizione. Che è morto dopo un mese, non lo gioca già più nessuno. Perché fondamentalmente era una sorta di versione un po' più action di World of Warcraft, ancora una volta con le solite sottostrutture, con le solite cose. Ecco, la gente qua roba lì non la vuole più. Un MMO ad oggi potrebbe sfondare solo con dietro un investimento davvero significativo, soldi davvero seri e, la, e una struttura capace di evolvere davvero la base. New World è floppato anche lui malissimo, Vicky. ma, ma quello perché l'hanno gestito di merda. L'idea di fondo non era sbagliata. La gestione è stata sbagliatissima. Ad oggi le strade, secondo me, perché un MMO abbia una rinascita reale, eh, sono due, ok? La prima è creare qualcosa di davvero interattivo e community based che sia una sorta di visione alla ultima online ma evoluta, che molti hanno cercato di concettualizzare ma nessuno è riuscito a portare a termine perché richiede degli sforzi enormi. Paradossalmente la cosa che ci va più vicino è Evo Online, che è un gioco fondamentalmente player based, però è un gioco veramente di fogli Excel, quello ed è una roba particolarissima per una nicchia minuscola di videogiocatori. Uh, Riuscire a fare quella cosa lì con meno complicatezze, ma eh, un po' più mainstream e più godibile e ludica, è spaventosamente difficile. Ed è una roba che, come detto, richiede tantissimi soldi e degli sviluppatori incredibili. E quindi nessuno la farà mai, <ride> o comunque pochi hanno le possibilità di farla. L'altra cosa è riuscire a trovare una formula che sia intuitiva e accessibile, ma che abbia comunque la profondità nascosta degli MMO, che riesca a conquistare sia i casual. Che gli hardcore e sia abbastanza evoluta a livello qualitativo e a livello meccanico da poter soppiantare gli altri grossi player del mercato che ad oggi regà, sono due e sono Final Fantasy XIV e World of Warcraft, perché nel campo degli MMO sono quelli quelli che campano ad oggi. Ci sono vari MMO minori che ancora funzionano e ancora esistono incredibile ma vero DC Universe Online è ancora vivo e ancora una community so che molti non ci crederanno ma è ancora vivo quel cazzo di gioco c'ha cioè, tipo vent'anni. <ride> dovrei averne ancora la scatola qua perché mi sa che avevo fatto, una, avevo fatto delle anteprime su quel gioco ai tempi Blue Protocol è già morto non è andato bene sicuramente ma eh, davvero eh, anche è vero anche Lord of the Ring Online è ancora vivo però di base quelli sono i due player che devi superare e non è assolutamente facile andare avanti. È vero Wakfu è ancora vivo e anche Guild Wars 2 continua a campare, ma anche lì eh, ma anche lì appunto fai fatica. Lost Ark, Marv per me è stato uno dei più grandi sprechi della storia perché purtroppo la struttura degli MMO coreani, che è tutta farming based, ed è farming matto e disperatissimo. Quella roba lì piace solo ai coreani. Lo Stark è un MMO della Madonna, bellissimo e divertentissimo da giocare. Il problema è che è farmoso come la merda, esattamente come tutti gli MMO coreani. Quando lo hanno portato da noi, hanno mantenuto quel farming lì. Da noi, quella roba lì non funziona perché la gente si rompe il cazzo istantaneamente perché non se ne può più di quella roba lì. Ed è un peccato perché alla base lo Stark è un giocone con delle classi della Madonna, è molto divertente e quindi da noi è morto. È morto. In Corea continua a tirare molto bene, ma da noi lo dovevano riadattare completamente. Non lo hanno fatto. Um, quello che secondo me è quello che forse ha più potenziale futuro, ma purtroppo è tutto un gigantesco forse. È l'MMO che sta facendo. Uh, sì, la formula di Lo Stark è peggio di, di altri giochi coreani, Kazu, assolutamente sì. È ancora più, più strutturalmente pesante di quella roba lì. Ma come dicevo, quello con più potenziale è quello di Riot. Uh, Riot Games sta facendo un MMO su cui stanno investendo un botto di soldi. Però quello lo vedremo tra anni, ragazzi, perché recentemente hanno detto chiaro e tondo. Uh, che stavano facendo un gioco che ancora una volta sembrava troppo World of Warcraft, loro vogliono fare qualcosa di nuovo, o oh, sono uscito di fuoco, grazie per avermi avvisato ragazzi, adesso torno in, fo torno in focus, l'hanno rinviato perché devono fare qualcosa di davvero evoluto, e, e gli costa eh, tempo, gli costa risorse, hanno bisogno di riconcettualizzarlo, quindi quella roba lì, No, io non credo sia ripartito da zero nano, perché secondo me molti asset, molte parti della storia, dell'universo le avranno mantenute. Ma a livello meccanico l'hanno cambiato sicuramente completamente. E quella roba lì richiede anni per essere sviluppata. Io non credo che arriverà prima del 2028, ragazzi, quel gioco nel migliore dei casi. Quindi ci vorrà, ci vorrà un po'. Grazie per avermi avvertito per il fuoco della telecamera, ragazzi. Ogni tanto capita. Chi uh, uomini 3 è un pesce d'aprile. Non ne sono sicuro del Soul Strikers. con... Con Sega e soprattutto con lo Yakuza team non dovete, dovete sempre stare attenti. Perché vi ricordo che la like Hica Dragon 7 il trailer del gameplay lo hanno presentato il primo di aprile, sembrava uno scherzo che l'avrebbero fatto JRPG e poi invece è uscito davvero così quindi, quando lo Yakuza team annuncia qualcosa il primo di aprile, il più delle volte è vera, <ride> Guild Wars 3 è un pesce d'aprile, non hanno annunciato niente da Twings. È una notizia anche di un paio di giorni fa, quindi non credo. Hanno detto che ci stanno pensando a Guild Wars 3, però anche quello sarebbe una roba eh, su cui ci, che ci vorrebbero anni. Ne ho già parlato varie volte. Stray Dog, la roba di Sweet Baby è, è fondamentalmente lo stesso gruppo che rompeva il cazzo sul Gamergate anni fa, che ha trovato un nuovo bersaglio. Un altro nuovo bersaglio che esattamente come la Sarkeesian nei tempi. Nell'universo dei videogiochi, nell'ecosistema dei videogiochi, non conta un cazzo, ha un valore minuscolo e non influenza davvero quasi niente, ma è stato preso come il nemico su cui tirare la merda, in parte perché, da una parte è vero che è una compagnia un po' stupidotta e con uh, delle tendenze abbastanza, abbastanza idiote, dall'altra però non conta un cazzo e non cambia lo sviluppo dei videogiochi. Tutta questa discussione nasce dal solito gruppetto di rincoglioniti online destrorsi che vogliono trovare un nemico per creare dell'engagement legato appunto a queste tematiche cancerogene. E quale bersaglio è più facile ad oggi di un'azienda che lavora sull'inclusivity nei videogiochi? Eh, e quindi hanno puntato loro, molto semplice, ma è una discussione che nasce dal nulla ed è portata avanti da dei. Completi rincoglioniti, tra cui Grooms, che io vi voglio ricordare ragazzi che Grooms, che ad oggi è uno dei principali nuovi gamer gater, detta terra terra. Grooms è un ex Blizzard, andato via da Blizzard, che quando è andato via da Blizzard ha fondato il team che aveva fatto eh, quell'altro MMO che si chiamava tipo Fire Scorch, qualcosa come cazzo si chiamava Fire. Fire, fire brand, fire qualcosa. Ok, si parla di dieci anni fa. Ok, uh, Firestorm era, era un gioco online che ci avevano investito i soldoni, avevano speso dei soldi allucinanti, eh, avevano addirittura comprato eh, un pullman brandizzato di, que di quella merda lì. Ok è floppato malissimo dopo tipo una settimana hanno mandato a casa a metà del team e Grums che era uno dei due fondatori per gli, per gli errori che aveva fatto a livello di gestione del progetto e di soldi lo hanno cacciato con disonore perché era un coglione questo è dieci anni che è disoccupato per il disastro che ha combinato e ad oggi si è ridotto a questa merda qua su twitter per avere ancora un po' di notorietà, Firefall, Bravo Le Soul Strikers, Firefall, Firefall. Quindi capite che non è esattamente. Poi c'è gente come The Quartering, e tutta quella monnezza di YouTube che dovete evitare come la peste. Quando vedete quella gente lì che parla di quella roba lì, sapete già che è una roba che dovete evitare e ignorare. E sono riconoscibili. Eh? Cioè, quando uno come The Quartering parla di qualcosa, cambiate strada. Perché ormai questi si sono fatti riconoscere. Eh? Quindi lasciate perdere, Sweet Baby Inc. Fottetevene di questa roba. È verissimo che in America. Uh, le tematiche legate all'inclusivity, a tante cose, sono gestite spesso malissimo. Ma non è che è, ah, è tutta colpa di questa azienda misteriosa di illuminati che controlla dall'ombra i videogiochi. No, riga, è colpa del fatto che in America in larghissima parte sono coglioni. <ride> sono coglioni. E quindi quando fanno una cosa, non la fanno con intelligenza, delicatezza, sensatamente. quando trattano tematiche importanti che andrebbero trattate con un minimo di delicatezza, furbizia. No, lo fanno col bulldozer. Capito? È quello il problema. È che sono stupidi. Non, Sweet Baby Ink, è che sono stupidi. <ride> Ah. Ai, ai 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 Matteo, ma io non sto dicendo che se quella azienda, a parte che parliamoci chiaro, tre quarti della roba che raccontano su quell'azienda lì sono puttanate, sparate sempre per fare casino online. Se anche un quarto fosse vero, sono un'azienda di merda, benissimo, come altre 400.000. Che hanno fatto anche di peggio, ma di cui non si parla perché sono, non sono attualmente il bersaglio dei Gamer Gator 2. Quindi capisci che c'è una base sbagliata, vero? Ecco. Molto sbagliata. Non è uno scontro tra giganti, ragazzi. Continuerai Baldus Gate 3 con l'atto 3. Covovo, andrò avanti finché sarà seguita. Perché eh, mi rendo. Allora, il punto è sempre quello. A me piace portare Baldus Gate 3 in, eh, in live. Perché vedo che sono live che ha, eh, un po' di gente interessano. No, grazie Forla per l'iscrizione. Perché molta gente vuole approfondirlo. Molta gente vuole andare a fondo. Molta gente vuole arrivare. Ha dei dettagli che magari si è persa, vuole vedere dei dettagli che si è persa, ed è sempre bello comunque giocare a quel gioco e spiegarlo nei dettagli alla gente per, fargli, per farlo conoscere ancora di più. Al contempo, ragazzi, io de Twitch ci campo in larga parte e capite che se faccio una live di chiacchiere, come vedete, faccio 400-500 persone, sono ottimi dati eh, con ottime iscrizioni, ottimi follow e io infatti le chiacchiere sono la rubrica che porto di su di più. Adesso quando faccio i gameplay di un gioco seguito tengo 300 persone, che vanno benissimo. Quando faccio un gioco meno seguito faccio 200 persone, 250 persone. Quelle sono già live che non vanno bene, sono live che vanno molto meno. Uh, sono live che apprezzano una nicchia di utenza, che magari su YouTube mi portano delle views perché c'è gente che è interessata a quelle live lì, ma su Twitch non vanno benissimo quindi non le posso portare con la frequenza di altre live, perché per quanto io su Twitch porti quel cazzo che voglio e tenda a portare roba che mi interessa più che roba che fa dati devo comunque pensare un pochino anche ai dati eh, e, se, e, e anche perché la mia utenza se no, se io porto tutta roba che vedo che la mia utenza non gliene frega un cazzo io non la, non, non, cioè perdo l'utenza <ride> se porto solo roba che la mia utenza la guardano 50-100 persone, poi la mia utenza non mi segue più quindi devo comunque controbilanciare. Continuerò a portare Baldur's Gate e vedrò fin dove arrivo. Eh, cercherò di portare anche l'atto 3 e vedrò fin dove andrà avanti. Sono sicuro che un po' di gente lo seguirà. Eh, non ve lo aspettate con grande frequenza perché non posso fare una settimana di Baldur's Gate 3. Eh, però, come detto. Uh, lo porterò avanti finché ci sarà richiesta e vedrò se riesco a portare anche l'atto 3. Tenete a mente, ragazzi, che ne ho fatte di live per arrivare alla fine dell'atto 2, 100% facendo quasi tutto. E l'atto 3 è mm -hmm. più lungo dell'atto 1 e l'atto 2 messi, in, messi insieme. Quindi insomma, la lunga. Eh, grazie, Sierra Tango Eco, per l'iscrizione. Tieni i miei soldi pregi, bravi, datemi i vostri soldi. <ride> Esattamente. Quando ci porti Among Us, allora, mai Mishima Scrabba. Anche perché Among Us credo che non lo segua più un cazzo di nessuno, sinceramente. Ehm. Um... No, no, ma infatti Teo, mettiamola così: se ci sono delle, delle dichiarazioni del genere, è giusto che questi si prendano la merda. Infatti non è quello che sto dicendo. Cioè, se un'azienda del genere fa delle dichiarazioni del genere, è ovvio che la roba deve uscire pubblica e che devi smerdarla. Ma da lì a far partire un Gamergate 2, dopo già la troiata che era il Gamergate su quella roba lì. <ride> Anche meno, capito? <ride> Quella roba lì possiamo evitarla. Se già visto come è andata a finire, tra lacrime e sangue, un sacco di merda. Quindi veramente meno, molto meno. Ti seguo da YouTube. Grazie Arella. Ehm. Uh... La remaster di Wonderful 11 in offerta a 20€ dice sia un acquisto valido. Marco, uh, Wonderful 11 è un gran bel action che ho portato varie volte live. È molto particolare: è un gioco molto strano, ma è una figata di gioco con un gameplay particolarissimo. Prima di prenderlo a scatola chiusa, magari guarda un paio delle mie live vecchie, oppure guarda qualche gameplay online, perché è un gioco molto peculiare. Potrebbe anche non piacerti. Io lo adoro di Wonderful 11, trovo che sia geniale. Quindi, quindi ci sta. Uh, dagli un'occhiata, fortunatamente ad oggi ci sono molti tool. Per i miei gusti, è un gioco consigliato. È un gioco che io apprezzo moltissimo: Wonderful 101, per quanto sia un po' caotico. Però ci siamo capiti. Uh, Crevizzi, mi. Nel senso, da una parte è vero che loro hanno provato a boicottare il gruppo che teneva traccia dei loro giochi, dall'altra, il merdaio è nato molto prima, eh. Cioè, già da quando il gruppo era nato il merdaio è partito. Non è partito dopo, ricordatevelo. Quella roba lì, questa roba qua parte sempre con un intento comunicativo. Ricordatevelo sempre. Non è che è partito dopo. Ricordatevi che questa roba qua non parte col colpevole che fa la cosa cattiva e allora tutti si scatenano. No, parte perché si era già deciso che si volevano scatenare. Capito? Di Musu nuovi ne sono usciti ultimamente. Ah, tra l'altro, prima Irucian mi aveva chiesto a che punto sono con Rebirth. Ehm. Uh... Uh, sto andando avanti con Rebirth uh, Sinceramente mh, sono arrivato a dopo Costa del Sol, alla mappa aperta di Costa del Sol, e adesso, grazie per i beat, Monkey Head e adesso mi sta un po' annoiando perché inizia a pesarmi l'esplorazione nell'open world, inizia a farsi un po' ripetitiva con le attività secondarie. Ci sono ancora delle quest belle, però le, le secondarie iniziano a, a infastidirmi. Uh, già arrivati a dopo Costa del Sol. Uh, le secondarie, che comunque sono gestite meglio rispetto ad altri giochi del genere, iniziano a rompermi il cazzo perché la struttura comunque è quella lì e pensare che ci saranno probabilmente almeno un altro paio di mappe di quel tipo lì inizia a pesarmi proprio fisicamente. Lo porterò a termine. Poi, molte di quelle robe lì le puoi saltare, per carità divina. Uh, vorrei farlo però completo e devo dire la verità l'idea di dovermi fare tipo Gongaga Cosmo Canyon che dovrebbero essere ancora mappe aperte inizia a pesarmi un po' inizia a pesarmi un pochino poi come gioco è fatto molto bene ma inizio a percepire ancora una volta il sopravvalutato l'odore di, di gioco molto sopravvalutato perché è bello più bello di remake notevole fatto molto bene assolutamente non un capolavoro neanche lontanamente Neanche lontanamente. I capolavori sono un'altra roba. Eh, e sicuramente non hanno mondo. quella struttura lì. Chi ci proteggerà Grazie Corvovo per, no. uh, per la donazione. No. Molto, molto amore. E eh, ci proverò. Dai, Corvovo. Fa farò il possibile per andare avanti. Comunque. Uh, Ar uh, Arella mi dice. Ah, no, ok. È molto, è molto bello. Uh, sì, 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 È molto bello... Il, uh, è molto bello quando... Non da 93 Metacritic, assolutamente non lo prezzemolo Però questa cosa qua purtroppo io la trovo abbastanza... Eh, diventata abbastanza assurda, assurda eh, in generale. Le medie si stanno facendo troppo alte. Sto vedendo dei 90 su Metacritic che non stanno né in cielo né in terra. Eh, e rebirth non è il primo, eh. Ci sono dei giochi con un Metacritic troppo alto. Spider-Man 2 con un Metacritic di 91 per me è una follia. È una assoluta follia. God of War Ragnarok sopra il 90 di Metacritic per me è una follia. Sono giochi con dei difetti molto marcati o strutturali o con delle problematiche. Quindi, boh, non lo so. Si erano abbassate le medie e sono riesplose a dei livelli inconcepibili e non capisco cos'è. Com'è? Non lo so, non capisco. Però vabbè, non è sempre stato così. C'era stato un periodo in cui si, era, si era, un, era un po' migliorata la roba. Sì, poi ti trovo. No, Unicorn ha una media metacritic più alta di 83, credo Taku. Ma il fatto che, ad esempio, un unicorn overlord non abbia quella media, è follia. Cultura dell'hype è molto influenzata, sì, la critica da questa cosa qua. Purtroppo Kazuma. Uh, la critica odierna, un po' per l'impreparazione, un po' anche per la tensione legata a dei giochi molto importanti, soffre tantissimo la cultura dell'hype. Ed è un veleno che rende difficile, soprattutto per molti, fare critica seria sui giochi importanti. Uh, quindi, boh. È un problema e non credo sia un problema che risolveremo. Hai visto il 3 su 10 di Jim Sterling a Dragon's Dogma 2? Sì, il prezzemolo, ma non sono sorpreso. Non è che Sterling sia la prima valutazione a cazzo di cane che fa o valutazione incredibilmente personale che fa, ha il diritto di pensarla come vuole dei videogiochi. Io spesso sono in disaccordo con Sterling. Ehm, su tantissime valutazioni, perché ritengo che, ad esempio, su certe robe è completam sia completamente folle. Uh, mi rendo conto che influenza Metacritic non è l'unico sito a mio parere che non dovrebbe essere su Metacritic che influenza Metacritic però raga che volete fare? cioè su Metacritic ci sono cani e porci eh? ma veramente inizialmente Metacritic era molto più sel selettivo adesso non è più così su Metacritic ci sono veramente cani e porci quindi insomma un 3 come un 10 un 3 che non ci deve stare come un 10 che ci deve stare non lo so però, pur però purtroppo che sta da fa è il vantaggio dell'essere una media che su 120 voti ce ne sono 5 6 a, a cazzo di cane e quindi fai una media un po' più ponderata il problema è quando sono 900 voti a cazzo di cane uh, Primal è un gioco vecchiotto veramente vecchiotto grazie Federico per l'iscrizione Final Fantasy 12 l'hai giocato? Certo, Eldron uh, Final Fantasy 12 lo trovo un po', sopra un po sottovalutato uh, perché secondo me Um, Final Fantasy 12 è stata un'influenza molto significativa con il Gambit e i suoi sistemi su altri giochi. Uh, ti dico, il problema di Final Fantasy 12 è che strutturalmente era basato sugli MMO inizialmente, quindi è incredibilmente noioso alla base. Ma se giochi la Zodiac Edition, che tra l'altro è quella che è uscita nella remaster, che ha peraltro il tasto per, per l'avanti veloce. Final Fantasy XII è molto più godibile ed è molto meno noioso. Ha comunque dei problemi strutturali. Si vede che è un gioco che è stato tagli tagliato in molti pezzi e che ha delle parti molto noiose e mal gestite, ma al contempo trovo che sia un gioco che ha delle caratteristiche molto fighe in alcuni elementi e che ha una storia un po' sottovalutata con del grande potenziale di alcuni grandi personaggi. È chiaramente un gioco un po' tormentato a livello di sviluppo, è stato uno dei primi Final Fantasy ad essere davvero tormentato in termini di sviluppo. Da lì, poi siamo arrivati a Fabula Nuova Crist Cristalli dove è caduto tutto. Uh, non è assolutamente uno dei migliori Final Fantasy di sempre, ma non lo porrei neanche nei peggiori, è un buon Final Fantasy che fa delle cose molto fighe e sbaglia molto gravemente altri titoli. Uh, diciamo che lo metterei. O ad oggi, dove metterei il remake? Uh, di sicuro lo metto sopra il 13 e il 15. Su quello non ci piove, ragazzi. Lo metto sopra il 13, lo metto sopra il 13.2, lo metto sopra il 13.3, lo metto sopra il 15. Su quello non ci piove minimamente. Minimamente. Uh, come fa un gioco PS2 a pesare addirittura 40 giga? Spesso sono i file audio a far, ad appesantirli enormemente, ragazzi. Ti è Dragon's Dogma 2? Sì, Riccardo, il gioco mi piace. Uh, anche lì, Dragon's Dogma 2, anche lui è un gioco che ha dei difetti marcati, però è un bellissimo Action GDR. Ragazzi, io uh, dovreste conoscermi. Ho portato varie volte in live il primo Dragon's Dogma e ne ho parlato varie volte. Vi ho spiegato varie volte che Dragon's Dogma per me è un gioco bellissimo e molto sottovalutato, che però aveva dei problemi, ha avuto anche dei problemi di sviluppo, che l'hanno portato a essere molto tagliato, ripetitivo e quant'altro, ma io l'ho sempre adorato. Dragon's Dogma 2 è letteralmente Dragon's Dogma rifatto come lo voleva fare Itsuno. Quindi è ovvio che mi piace e che è un gioco molto bello. Il problema è che si porta dietro alcuni difetti che speravo fossero stati corretti, con alcune altre robe. Può giocarsi il Goti, ma dementale siamo a marzo. O meglio, siamo ad aprile adesso, è un po' presto. Sicuramente sarà uno dei giochi migliori di quest'anno. Non ti dico. Da lì al sarà il miglior gioco di quest'anno? Boh! Difficile a dirsi, deve uscirne ancora di roba. Uh, sicuramente la roba che è uscita è uno dei giochi migliori può giocarsi il GOTY? Può essere vedremo uh, ci sono altri giochi qualitativamente a mio parere a livello suo superiore Rebirth se la gioca uh, Unicorn Overlord non glielo daranno mai il GOTY ma secondo me è già un gioco migliore per il genere di rappresentazione quindi sta a voi uh, vedremo. vedremo un attimino come, come arriverà uh, vediamo cosa deve uscire ancora quest'anno ragazzi, si spera che esca anche altra roba Uh, Raiden, Diablo secondo me non è un. gioco, Il nuovo Diablo non è un gioco che, che valga il tempo speso, è un gioco che ha dei problemi gravissimi. Però è su Game Pass, quindi se vuoi giocare un Diablo like e non hai boh, velleità di starci su 300 ore, giocati la campagna e valuta. Poi si spera che potenzialmente, possibilmente con, con le prossime stagioni lo migliorino. Io ci credo poco, però. Se vuoi un Diablo like fatto meglio, uh, adesso c'è Coso. Uh, oddio, come si chiama? Uh, Last Epoch, che è meglio di Diablo 4. Fatto da meno, da, da meno team. Uh, però, se non vuoi spenderci soldi e c'hai il game pass, puoi giocare di quello. Io, se ti dovessi consigliare un gioco, ti consiglierei Last Epoch, non Diablo. Però, là vedila così uh, Tekken 8 è anche un gioco della madonna quest'anno e anche quello se la gioca con il ragazzi assolutamente però non hanno mai dato non credo abbiano mai dato il Gotti a un picchiaduro nella storia quindi la vedo difficile sì le lamentele allora le lamentele sul comparto tecnico sono comprensibili Riccardo perché nel 2024 comunque un gioco a 30 fps ti dà fastidio dopo tutte le più grandi promesse fatte uh, però però davvero parliamoci chiaro uh, Uh, si gioca tranquillamente anche a 30 fps Dragon's Dog, ma rimane un, un ottimo gioco. Uh, tra l'altro con l'ultima patch adesso va meglio, è più stabile. Te ne intendi di board games? Te ne intendi è una parola grossa, Davide, nel senso che uh, io sono un esperto di game design e quindi capisco anche il game design dei board games, ovviamente, perché il design dei giochi è comunque qualcosa che corrisponde a determinati canoni che, insomma, sono assolutamente apprezzabili. Uh, o comunque non apprezzabili o mal calcolati, il bilanciamento e la gestione delle meccaniche lo capisci anche lì. Però, ad esempio, in termini di giochi di, di, da tavolo, io raramente, visto che ho un gruppo di amici eh, piccolino con cui gioco da tavolo e cerchiamo di variare perché ne hanno tanti di giochi da tavolo, tendiamo a, a favorire i giochi da tavolo che hanno delle, dei set di regole abbastanza semplici e facili da comprendere. E quindi magari è raro che ci mettiamo a giocare a un brass. Per dire, c'è capitato, a me è piaciuto molto Brass come regole, ma un, ma un paio dei miei amici ha fatto cagare perché era troppo complesso e non volevano star lì a imparare, a imparare i giochi. Però a me Brass piace molto, a me piace molto anche Root come gioco da tavolo, trovo che sia un bellissimo titolo di strategia con le varie fazioni. Eh, il problema è che anche Root è un gioco dove devi conoscere tutti i dettagli di tutte le fazioni e visto che non le studiamo. Quello che succede è che tipo, magari io uso la mia strategia con una fazione, nessuno mi mette i bastoni tra le ruote e li steamrolli. E quindi non ti diverti perché non c'è quel contrasto strategico che magari ad esempio hai con altri giochi più accessibili o dove le strategie sono più comprensibili. Ad esempio, uno dei miei giochi preferiti in assoluto è Seventh Wonders. Seventh Wonders è uno strategico... Un po' una sorta di. mettiamola così: una sorta di civilization con le carte eh, e le fazioni delle civiltà, mettiamola così. Però è molto semplice meccanicamente. Ed è molto evidente come rispondere alle strategie degli avversari. Anche lì ci sono delle finezze. E quello è uno dei nostri giochi preferiti perché tutti sappiamo giocare, tutti sappiamo utilizzare le forze di quelle, di quelle fazioni e quindi diventa molto tattico, molto strategico. Le partite sono sempre più combattute. Perché è semplice e tutti lo capiamo ed è un gioco molto bello ed è uno dei miei preferiti in assoluto Seven Wonders ce ne sono di molto belli che però richiedono dei giochi eh, diciamo richiedono più studio stasera cosa giochi sai che non ne ho idea di chi stasera andiamo là e ne prendiamo uno a random. Uh, potremmo giocare anche a Carcassonne, che rimane sempre un grande classico. Sin sin sinceramente, quante espansioni utilizzate di Seventh Wonders? Freezawn? Uh, ne usiamo per lo più una, che è quella con i condottieri. O giochiamo il base con altre civiltà, o usiamo quella con i condottieri. Sapete che ce n'è una che ha i condottieri delle civiltà e le civiltà che ti permettono di prendere il condottiero a scelta all'inizio. Quella lì è l'unica espansione. I leaders, esatto, Drow i leaders, quella è molto bella uh, però di base ci piace giocare anche il, quello base, è molto valido anche il base, no il trono di spade non l'ho giocato ragazzi, comunque ne giochiamo parecchi abbiamo giocato recentemente anche flamecraft che era carino uh, abbiamo giocato recentemente dungeon fighters che è caruccio con i tiri di dado però è un po' skill, skill, skill based uh, perché devi tirare bene il dado hai provato di un imperium? no non l'ho provato quello Secondo te ci sono speranze per un terzo capitolo di Evil Within? La vedo difficile, Marco. Credo che con uh, Mikami che è andato via e il team ora dedicato a fare tutt'altro non faranno un terzo dei Evil Within. Però non si sa mai, eh. È comunque un IP che hanno, i... che hanno loro. Quindi, boh. A quel gioco di strategia mixato col gestionale che parte dall'inizio della civiltà e arriva in mecca? Ah, ehm, Ara. Non so quando esca, però anche quello sembrava molto interessante. Ara sembrava turbo figo. Minchia, che poi arriva veramente ai Gundam. Ma quella roba lì mi fa impazzire. C'è Civilization che arriva ai Gundam. Uh, ara mi ispira un botto, ragazzi. Sembra un misto tra Civ, uh, gli Endless, che sono molto belli anche gli Endless, tra l'altro, se vi piacciono quei giochi lì, uh, con delle caratteristiche proprie e dei rami tecnologici molto complessi. Infatti Ara, uh, quando arriva, lo, lo, lo gioco volentieri. Ara Ara. <ride> ara Ara. Il forex più sexy della storia. È paradossalmente il gioco che mi incuriosisce di più di quelli che devono uscire su Game Pass. Oh wow. <ride> oh wow, sugoi. <ride> Hasbando pregianza. Tornerei mai a giocare a World of Warcraft? No, mai nella vita, Caplet. Mai nella vita. Uh, mi sono disintossicato anni fa. Sono passato poi a Final Fantasy XIV, ma anche con Final Fantasy XIV l'ho giocato a un livello medio facendo le ultimate fino a un certo punto, poi mi sono reso conto che non avevo né il tempo né la voglia di stargli così dietro e mi sono soffermato solo sulla storia principale uh, e adesso non ho più il tempo neanche di giocare la storia principale. Final Fantasy XIV è quello che mi è piaciuto di più dopo World of Warcraft perché è quello più gestibile per un giocatore che ha altro da fare. Te lo puoi godere anche a un livello più superficiale godendoti la storia senza dover star lì a fare le, i Savage, le Ultimate e quant'altro. L'ho giocato fino a un certo punto, mi è piaciuto fino a un certo punto, però mi poi mi sono rotto il cazzo non ho più provato. Uh, e basta, mi, ho smesso, non ho, non ho più voluto. Uh, non ce la faccio, non ho il tempo per stargli dietro, sicuramente non per giocarlo a un livello decente. Uh, andando avanti, lo giocherei soltanto con, come storia. Sì, le Savage uh, Frison. Le alti, mi ho fatto quelle vecchie. Avevo ripreso le vecchie, però sempre per completarle, eh, per vedere come funzionavano. Quelle più facili, fondamentalmente, di sicuro non quelle recenti che sono un casino della Madonna. Però no, regà, World of Warcraft mai nella vita. Ma in generale, è un MMO eh, per il lavoro che faccio, per gli impegni che ho e le tempistiche che ho. Non è per me qualcosa di più gestibile, non riesco più a giocarlo. Per caso hai provato la Stepok? Provarlo? L'ho provato, Nano. Purtroppo non ho il codice del gioco e non ho avuto modo di giocarlo a fondo. Uh, anche quello non ho molto tempo per, suga per, per, uh, per seguirli. Uh, secondo la tua esperienza, perché Mortal Kombat 1 è stato un, un, uh, un buco dell'acqua? Perché l'hanno gestito malissimo, Bambola. L'hanno gestito malissimo. Era già estremamente sbilanciato all'inizio. I cambiamenti di balancing che hanno fatto hanno spaccato ancora di più il gioco, limitando ancora di più le scelte. Perché fondamentalmente prima c'erano eh, un paio di assist che erano super meta, li hanno uccisi dicendo così la gente usa più assist. Invece sono venuti fuori altri due assist meta e la gente usava solo quelli. Poi hanno, sono riusciti a renderlo ancora peggio con le patch, rendendo certi personaggi assolutamente rotti e altri assolutamente ingiocabili. E oltre a questo, sono riusciti a non sistemare un cazzo dell'online, perché aveva dei problemi di netcode, aveva dei problemi di contenuti, aveva dei problemi di lobby. Non hanno risolto niente di quella roba lì, non hanno aggiunto niente di quello che chiedeva l'utenza, non hanno fatto un cazzo al di fuori del continuare a far uscire DLC con i nuovi personaggi, perché Warner voleva quella roba lì, Warner voleva i DLC dei personaggi nuovi da vendere ai casual non voleva che il gioco venisse regolato in termini, in termini di, 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 di competitivo, in più la scena competitiva l'hanno uccisa perché non organizzano tornei quando li organizzano sono con dei premi ridicoli, il gioco è sbilanciato a merda e non viene seguito, quindi la scena fondamentalmente competitiva si è già disintegrata, nessuno lo gioca più, nessuno lo segue più, nessuno gli sta più dietro, i tornei non li fanno e come fa ad andare avanti? Ragazzi un picchiaduro lo tiene in vita la scena competitiva eh Uh, e non viene minimamente seguito quello. Tra le altre cose, parallelamente, hai un Tekken 8 che continua a essere giocatissimo. Nonostante anche lì ci siano discussioni sul bilanciamento, ma ormai, vabbè, la discussione Trentina è sempre quella che è. Eh, che va da dio. E dall'altro lato hai uno Street Fighter 6 che comunque continua ad andare forte anche in Occidente, ma in Giappone ormai è diventato un fenomeno di costume. Ragazzi! In Giappone Street Fighter 6 è, è, lo giocano tutti. E quando dico tutti, intendo tutti. L'altro ieri. Adesso fanno i tornei di Street Fighter 6. Le VTuber, per dirvi, e li fanno uh, seguendo questa, questa uh, struttura da... che è basata sul Crazy Raccoon, che è stato il primo torneo che hanno fatto di questo tipo qua. Dove praticamente um, chiamano influencer, doppiatori, VTuber, youtuber famosi giapponesi a giocare a Street Fighter e a sfidarsi. Sono non solo sono bravi a giocare perché ormai tutti giocano Street Fighter ma sono seguitissimi ieri sto torneo il Poggen giapponese che ha esattamente ma con molto più budget e con gente molto più famosa e ieri su Twitch aveva 70.000 spettatori e su YouTube altri 65.000 ragazzi 135.000 spettatori per un torneo con gli influencer in Giappone. Che è una roba che per Levo Japan ha, esattamente, lo stavo per dire il prezzemolo: Levo Japan, che è Levo giapponese ha ah, 5.000 iscritti per Street Fighter 1.800 per Tekken tutti gli altri picchiaduro sotto i 1.000 5.000 iscritti per Street Fighter sono talmente tanti che non so come cazzo fanno a gestire le pool devono fare 3 settimane di Street Fighter se continua così è una roba folle folle eh, non lo commento mai live, Gretto perché le finali sono alle 4 del mattino. Quando cazzo le commento, cioè, ho anche dei vicini, eh. Poi Tekken è più popolare in Occidente, Street Fighter è più popolare in Giappone e in Asia. Però parliamoci chiaro: sono due giochi popolarissimi, eh. Si gioca ancora Smash Ultimate? Sì, Mr. Crux, anche se lì hanno, hanno un po'. Nintendo, negli ultimi anni ha ucciso un po' la scena competitiva, purtroppo. Peccato perché Nintendo proprio se, se avesse coltivato quella scena competitiva Smash ad oggi farebbe più numeri di tutti questi messi insieme ma li hanno uccisi Mortal Kombat come dicevamo Arella eh, l'hanno ammazzato l'hanno ucciso a livello competitivo non fa più numeri ma anche su Twitch non lo segue nessuno cioè comunque se vedi Tekken e Street Fighter stanno sempre sopra i 10.000 spettatori anche quando non ci sono i tornei o oh, Mortal Kombat non lo guarda più nessuno non lo guarda più nessuno è morto online Completamente morto a livello di, com di community. È allucinante quanto l'hanno fatto crollare. È morto tre volte più velocemente del 12 e dell'11. Dell è... è incredibile quanto cazzo l'hanno fatto morire veloce. È Allucinante. No, 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 Cyber. Techniqua è più po popolare in Occidente in generale. Eh? È sempre stato un picchiaduro molto popolare in Occidente. È più giocato l'11 adesso. Sì, è vero, Gerro. È incredibile quanto l'hanno sbagliato, Mortal Kombat 1. Pazzesco. Però io ve l'avevo detto subito all'inizio, ragazzi. Che il gioco aveva del potenziale, ma era uscito chiaramente lasciato in molti aspetti. Il problema è che poi non, li hanno non, li hanno, non solo non li hanno corretti, li hanno peggiorati. Quindi. Sì, è il torneo di cui parlavo, maestro, quello delle youtuber. Non ne erano 45.000, sono arrivati a 70.000 alle finali. Soltanto su, su Twitch. Poi su YouTube facevano gli stessi numeri. Comunque, comunque, figlioli... Um, ecco, comunque, siamo arrivati alla fine della live, come al solito, perché, come vi dicevo, ho fatto la live anticipata perché devo andare via. Uh, perché adesso devo andare appunto a giocare da tavolo a casa degli amici. Uh, domani dovrebbe esserci il Barbe e Non so se sarò anche live il pomeriggio. Se esce Eddie, probabilmente porto Eddie live il pomeriggio su Tekken. Vediamo, uh, vediamo se ce la faccio. Se no lo porto dopo domani. Comunque lo portiamo. Siete un sacco e mi dispiace andare via con 530 persone in live, per carità divina. Però devo andare, poi i miei amici mi rompono. Se vado là è in ritardo, perché sono sempre l'ultimo ad arrivare. Arrivo sempre in ritardo per vedere le live. E, mi, e, e, e giustamente poi mi mandano a fare in culo. Quindi. <ride> quindi facciamo che, che chiudo la live. Vi ringrazio per essere stati con me. Vi si vuole un sacco bene come sempre. Uh, grazie mille a tutti quelli che mi stanno seguendo e mi hanno seguito. Uh, nulla, al solito. Grazie a tutti quanti, ragazzuoli. Un bacione a tutti. E ci vediamo alla prossima. Ciao.